Proseguono gli incontri allo Juventus Club Doc Rampulla Pessotto con le vecchie glorie del passato. Ospite del club nisseno, l'ex mediano della Juventus, Beppe Furino. Di origini meridionali è stato un mediano aggressivo, infaticabile e duro nei contrasti. Assieme a Giovanni Ferrari e Virginio Rosetta detiene il record di campionati italiani vinti, ben 8. L'unico ad averli ottenuti con la stessa squadra, la Juventus, dove militò un quindicennio, dal 1969 al 1984. Nel 76, con la partenza di Pietro e Anastasi, Furia Furin Furetto, così come fu soprannominato dal giornalista Vladimiro Caminiti, ereditò la fascia di capitano che indossò per 8 anni, vivendo in gran parte l'epopea del vittorioso ciclo di trapattoni. Vinse anche 2 coppe di Lega, la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, disputò 2 finali di Coppa Campioni, Ajax e Amburgo, mentre con la maglia della nazionale italiana fu finalista al campionato del mondo Messico 70. Ma sono stati anni fantastici, soprattutto perché si era giovani, avevamo un'età nella quale facevamo un'attività che era la più bella del mondo, che ti permette di essere un personaggio con l'attenzione del pubblico e dei media. Diciamo che io ho vissuto la mia attività calcistica in un modo forse un po' troppo severa per quanto mi riguarda, perché ho interpretato la vita sportiva in un modo molto restrittivo, e ripensandoci un po' avrei potuto essere un po' più accondiscendente, più disponibile nei miei confronti. Però è stata una vita bella. Ho avuto la possibilità di giocare nella Juventus, che era la mia squadra, ho vinto molto, mi sono fermato a Torino, ma a Torino non ero per la Juventus, ma per altri motivi, ci abitavo. Insomma, il calcio ne valse la pena vivere queste emozioni. Un'occasione per gli appassionati della Juventus di incontrare uno dei loro beniamini. Quindi oggi per noi è una grande gioia, non solo per il consiglio direttivo, ma anche per tutti i soci che lo amano, tutti i soci, diciamo, con qualche annetto sulle spalle, che, diciamo, ti ricorda la storia di questa Juventus. Del resto, poco fa mi raccontava gioie e dolori di tutti gli anni passati in questa gloriosa società.